Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto affumicato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono provola affumicata, cipolla, speck a listarelle, olio evo, riso di tipo carnaroli, vino bianco, acqua, sale, zafferano, dado vegetale bimbi e pepe nero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la provola. Ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 5. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere l'olio, la cipolla ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo speck ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso ed azionare il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il vino ed azionare il bimbi per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere l'acqua, il dado, lo zafferano, il sale, il pepe, mescolare a fondo con la spatola, e cuocere per 16 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferire in una risottiera, mantecare con la provola affumicata e servire. Risotto affumicato. Grazie e alla prossima ricetta.